15 minuti, sempre a 180 gradi, prima l'ho lasciata 3 minuti. Questa è la parte, diciamo, che non mi piace. Però vabbè, adesso vediamo di sistemare tutto. Ovviamente avrei dovuto aspettare che la torta fosse un po' più fredda. Io l'ho fatta a caldo. Ma ce la faremo. Dai. Sembra un po' una giraffa, ragazzi. Andiamo ad attaccare questi pezzi. L'Anna per fortuna ha solo 5 anni, magari non si accorge, dai. Ok, va, perfetta, quasi. Facciamo così, eccola. Va bene? Qua è stata bella però, dovresti usare quella. Adesso prendo un altro pezzo di carta da forno. Adesso vediamo se riesco a fare disastri. Di regola dovrei ribaltarla, le ricette poi sembrano tutte fatte facili. Voilà, olè, ce l'ho fatta. Ok, adesso prendiamo la cioccolata, anche se la ricetta prevedeva il caffè, noi mettiamo la cioccolata perché forse per una bimba è più indicata la cioccolata, Passiamo
abbiamo la bagna di cioccolata. Ok, messa la bagna. Poi ci vorrebbe la panna, quella fresca, ma io avevo la panna spray, quindi metterò la panna spray sopra. Ok, ho messo la panna. Metto ancora un po'. Ok, dopo che ci ho messo 7 ore a mettere questa bellissima panna, ragazzi, prendo le gocce di cioccolato, ok, e la riempio di gocce di cioccolato. Adesso la arrotoliamo, vediamo se riusciamo ad arrotolare. E facciamo il collo della giraffa. Proprio come la ricetta, ragazzi, però ci abbiamo provato, penso che Anna piacerà. Dopo aver messo la panna, abbiamo cosparso, allora prima abbiamo messo la bagna di cioccolata al posto del caffè, abbiamo messo la panna, poi abbiamo cosparso di gocce di cioccolato e abbiamo arrotolato. Il collo della giraffa sembrerebbe fatto.